Guglielmo Loi, uno dei massimi esponenti della UIL italiana e tra i maggiori esperti della riforma Fornero, questa mattina ha incontrato i quadri dirigenti della UIL Campania per parlare appunto di riforma del lavoro. Ha detto la sua, una riforma che comunque consente e prevede alcuni miglioramenti, anche se in questo momento di blocco del lavoro e delle assunzioni appare difficile trovare delle speranze e riscontrare la concretezza delle nuove normative. La legge, secondo Loi, cerca di riordinare, non sempre riuscendoci, dove prima c'era troppa confusione. Caos che interessava in particolare quanti uscivano dalla scuola con una formazione professionale senza avere sbocchi. Dobbiamo evitare che si entri in un sistema di esclusivo sfruttamento. E quindi i ragazzi che escono dalla scuola, hanno acquisito una professionalità, possono innanzitutto, nel momento in cui si trova il lavoro, essere avviati ad esempio al contratto di apprendistato, che è un contratto virtuoso, è un contratto che ha le regole, c'è un salario, ci sono gli orari e nel contempo possono sperimentare in azienda ciò che hanno imparato a scuola. La legge sostiene questo contratto di apprendistato. Nel contempo, giustamente, la legge cerca di evitare le forme più ignobili di sfruttamento, per esempio l'abuso dei contratti in collaborazione che venivano usati sostanzialmente per pagare meno le persone. In questo caso la legge appunto regola in maniera diversa, così come regola le partite IVA, distinguendo nettamente il vero lavoro autonomo da quello finto. Basta dunque con una flessibilità negativa, di facciata. Elsa Fornero ha cercato di migliorare quanto il legislatore in precedenza aveva fatto, anche se in periodo di crisi è difficile riscontrare i miglioramenti. E quando non c'è lavoro, o il lavoro che si offre alle persone è molto poco, il rischio è che ci sia una concorrenza in ribasso e quindi le persone sono disponibili inevitabilmente a accettare tutto. Noi abbiamo oggi una situazione in grande contraddizione, parliamo di lavoro nel momento in cui il lavoro sta scomparendo e allora bisogna formare le nostre rappresentanze, i nostri lavoratori, i nostri dirigenti sindacali ad un discorso di rinnovamento nell'affrontare le attuali situazioni derivanti ancora di più da una crisi fortissima, ma che nel nostro mezzogiorno di fatto si sono consolidate negli anni. Queste leggi cambiano continuamente e c'è un'evoluzione continua, bisogna stare al passo, capire esattamente come si entra e come si fa per non uscire dal mercato del lavoro. Questi seminari li riteniamo fondamentali.